inserire anche un confronto rispetto alle tante contaminazioni che comunque oggi ci possono essere. Io credo che con Sergio ci siamo confrontati tante volte nel passato. Una volta grandi stimoli e grandi spunti per essere stimolati non ce n'erano. Bisognava anche, come banalmente come allenatori, dovevamo prendere la nostra bicicletta, la nostra macchina e andare a vedere quelli bravi in palestra, avere la pazienza, cercare di beccare anche l'allenamento giusto, eccetera. Adesso obiettivamente voi sapete che per fare i bravi mariti, per fare i bravi genitori, per fare i bravi allenatori, per fare i bravi dirigenti di società sportive, per gestire progetti educativi e formativi, ci sono un sacco di tutorial di tutti i tipi, okay, ai quali possiamo accedere anche con grande facilità. Grande facilità perché internet, perché YouTube, perché le riviste specializzate, eccetera, sono veramente accessibili. Banalmente, rispetto anche alla passione, io tengo presente anche, siamo ospiti dei Marghera Giants, ok? Banalmente, anche in un ambiente sportivo, per un tecnico, per un formatore, accedere adesso alle metodologie di allenamento di Steve Kerr, piuttosto che di Ettore Messina, eccetera, è abbastanza semplice. E anche se per certi versi siamo impegnati con atleti diversi, quindi anche i più giovani, eccetera, i più bravi istruttori di mini basket sono comunque persone alle quali possiamo accedere facilmente con internet, eccetera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine è già stato detto tutto? Non credo. Credo che comunque, al di là di tutti gli stimoli, di tutte le suggestioni che ci possono arrivare dal materiale che esiste in rete, ahimè, questa quarantena ci costringe, invece che ad avere una conferenza in presenza di uditorio e di relatore, ci costringe anche questa sera a ragionare attraverso uno schermo, eccetera. Però credo che l'approfondimento, appunto, di alcuni temi comunque sia sempre importante, soprattutto per quanto riguarda il tema che Sergio ha proposto in questa serata, cioè anche proprio il concetto di squadra, il concetto di mettere insieme delle persone che hanno un obiettivo comune, che è legato sicuramente a una passione, ok? Ma sapete che, per esempio, la passione per la pallacanestro, banalmente, o per un progetto sportivo, implica sicuramente un interesse molto forte per la palestra, per il canestro, per il movimento e per quel tipo di sport, però implica anche una serie di organizzazioni di persone che si muovono attorno a questo tipo di situazione per arrivare a un obiettivo. Questa cosa sembra, detta così, la cosa più scontata. Io sono anni che mi confronto su questo tema, okay? Ho fatto l'allenatore, io ho 50 anni, ho fatto l'allenatore dai 17 fino ai 45 anni, conosco bene anche il basket femminile, eccetera, e nonostante gli anni, le contaminazioni, le persone che hanno parlato, eccetera, nell'ambiente di lavoro, nelle famiglie, nei gruppi, nei progetti sportivi, ancora un progetto, okay, intelligente e funzionale di gestione di gruppi di lavoro non c'è. O comunque molto spesso le situazioni di difficoltà nascono proprio dall'incapacità di questi volontari, perché fondamentalmente qua non parliamo di professionismo, ma parliamo di persone che si aggregano per una passione comune e per ottenere un risultato, che può essere dare un progetto educativo alla cittadinanza, alla società dentro la quale viviamo, o anche un progetto sportivo importante, che può essere quello di professionalizzare il movimento, andare ad alto livello. In questa cosa qua, nonostante tutto, ripeto, cosa succede? Succede che la differenza tra gruppo e squadra diventa ancora essenziale e non si capisce cos'è che fa la differenza. Io vi faccio un esempio banale senza entrare nella polemica di oggi. Voi avete capito molto bene, credo, che in questo periodo di pandemia, con tutti i problemi che ci sono stati, che sono eccezionali sotto tutti i punti di vista, sociale, economico, di relazioni con le persone, di privazione dei diritti, eccetera, è chiaro a tutti che tutti ci stanno mettendo una gran buona volontà. Cioè, ognuno, dal Presidente del Consiglio fino all'ultimo italiano presente sulla penisola, sta facendo dei sacrifici, ci sta mettendo buona volontà per risolvere il problema, ma il problema non si risolve. Perché?
perché se sono gruppi di persone che si muovono in maniera assolutamente schizofrenica e disorganizzata, non ci sono ruoli precisi, ok? Non ci sono obiettivi precisi e quindi diventa un grande sforzo, quindi tutti si impegnano molto, tutti sono appassionati e portano il loro mattoncino, ma se non c'è un'organizzazione dei ruoli e degli obiettivi, tutti questi sforzi diventano vani. Adesso ho fatto un esempio forse un po' impopolare, però le giornate di oggi ci fanno respirare questa cosa. Un governatore che dice una cosa, il presidente del consiglio che ne dice un'altra, i virologi che ne dicono un'altra, chi è in casa con i figli che stanno sperando, eccetera. Ci stiamo tutti impegnando, ma non essendoci un'idea di squadra, ok? Tutti questi sforzi sono vani. E ognuno dal canto suo sembra fare la cosa migliore per se stesso e comunque per il comparto che gli riguarda. Ma se non c'è coordinazione, tutto questo sforzo rischia di essere vano. Chi ha esperienza di sportiva, di stagioni sportive, eccetera, sa che molto spesso questa cosa si riproduce anche in un microsistema come può essere una squadra di pallacanestro, ad esempio, dove non si capisce bene se comanda il presidente o il direttore sportivo, se l'allenatore ha la giusta autorevolezza e quindi viene riconosciuto dagli atleti, se il giocatore deve fare solo il playmaker o fa anche il pivot, difende, attacca, eccetera. Se non mettiamo ordine in queste cose, molto spesso passione, dedizione, eccetera, rischiano di essere frustrate perché i risultati non arrivano. Io combatto, voi sapete bene che la psicologia dello sport da questo punto di vista si sovrappone in maniera significativa anche a tutto quello che sono gli interventi di psicologia del lavoro. E vi assicuro che anche nelle aziende è la stessa cosa. Come diceva Sergio all'inizio, il concetto di squadra e quindi di riuscire a fare in modo che le energie vengano utilizzate e producano qualcosa di significativo è idealmente un qualcosa che abbiamo tutti come obiettivo. Però riuscire a realizzarlo diventa veramente molto difficile. Anche all'interno di un microgruppo, come può essere quello della famiglia, se i ruoli non sono chiari, il padre, la madre e i figli, se non c'è una gerarchia, se non ci sono degli obiettivi, okay, da raggiungere, tu hai la passione per lo sport, però devi anche studiare, quindi cerchiamo di organizzarci, anche in un microsistema molto semplice come quello della famiglia, voi sapete che ci possono essere delle forze centrifughe che portano veramente alla frustrazione per il non raggiungimento di un obiettivo. Io credo che la metafora dello sport sia, almeno per noi appassionati, un qualcosa che vada veramente riportato sempre nella vita reale. E quindi riuscire a sovrapporre un'esigenza ed un'autoesigenza, ok? Che chi decide di fare sport deve avere. L'autoesigenza è quella di non fare le cose solo per passione, ma provare nel nostro piccolo a professionalizzare la nostra passione. È evidente che ognuno professionalizzerà la sua passione per quelle che sono, diciamo, le sue competenze specifiche o le possibilità di tempo, economiche, eccetera, che ognuno di noi ha. E quindi non c'è un sistema, perché non so, nell'ambiente della pallacanestro uno può dire: mi piace il sistema Virtus Bologna, mi piace il sistema Armani Jeans, mi piace il sistema, adesso non voglio dire una cosa, non so chi mi sta ascoltando, però non, o tipo Rayer Venezia, ok? Ognuno ha la sua specificità e nel suo piccolo si dà un ordine, ok? Molto spesso io mi rendo conto che la frustrazione e le energie disperse sono ancora, nonostante le contaminazioni, determinate da non aver saputo differenziare, cioè dare la differenza tra quello che è un gruppo che si trova e quello che è una squadra invece che è organizzata in un certo modo. Questo mi sembra banalmente anche nelle giornate come mi è capitato in questi giorni di fare abbastanza interventi con diversi gruppi, eccetera. E mi rendo conto che in altri momenti probabilmente ognuno di noi ha anche l'esigenza di organizzare il gruppo squadra. Chi ha la passione di fare il dirigente, chi si allena con un atleta banalmente, o un allenatore, si organizza su un gruppo. In questi giorni che fondamentalmente non possiamo fare niente, siamo rinchiusi in casa, siamo costretti a organizzare la nostra squadra. La nostra squadra cos'è? E dopo Sergio eventualmente ti faccio dare con qualche domanda o considerazione tua. Ognuno di noi è fatto di tante personalità
io sono padre, io sono psicologo, io posso essere allenatore, io posso essere cittadino, eccetera. E tutti questi ruoli, ok, che appartengono alla stessa persona, se li gestisco ad cazzum, scusatemi il termine, in un momento come questo, per esempio della pandemia, posso andare anche in forte difficoltà psicologica. Se invece io riesco a coordinare il mio ruolo di padre, il mio ruolo di professionista, il mio ruolo di cittadino che deve rispettare determinate regole, il mio ruolo di persona che comunque deve avere la salvaguardia del suo benessere psicofisico, eccetera, e li organizzo in modo tale che nell'arco della mia giornata ci sia spazio e tempo perché ognuno delle parti di me possa raggiungere degli obiettivi, anche la pandemia e anche il periodo di quarantena mi può dare un'opportunità per fare un salto di qualità. Ci sono molti atleti che in questo periodo hanno approfittato, come quando, non so quanti giocatori ci stiano ascoltando, eccetera, però nell'arco di una stagione sportiva sappiamo che quando abbiamo uno stiramento, uno strappo, qualcosa del genere, non riusciamo più ad allenarci con la squadra, ma questo momento ci mette in una condizione di dire, sono handicappato per certe cose e vado a lavorare su altro. Un lavoro di forza, un lavoro sul ball handling, che non faccio solitamente quando mi alleno, nel periodo dell'infortunio mi permette di recuperare, ok, un qualcosa che in altri momenti non potrei fare. Allora, anche rispetto a noi stessi e rispetto al periodo, diciamo, questo periodo in cui siamo limitati, sarebbe importante approfittare dell'handicap che la pandemia ci ha portato per lavorare su potenziali residui che in altri momenti della nostra vita, in altri momenti della stagione, non abbiamo e non siamo mai riusciti a sviluppare. Questa è un'occasione proprio ghiotta, ok? Che diventa l'opportunità in un momento di, diciamo, sfortuna o di contenimento delle proprie libertà, che però ci può ritornare utile nel momento in cui, speriamo fra pochi giorni, le cose ritorneranno a andare un po' come prima. Ok, Jacopo, allora... è giusto sempre per fare un ragionamento più pratico, cioè molto molto pratico, sì, quindi poco teorico. Un consiglio che ci sapresti dare su come gestire il, dato che hai parlato purtroppo di un evento di questo periodo, che consiglio, sì, ci daresti per ritornare alla vita normale, chiamiamola così, alla luce però di un qualcosa che tutti dovremmo avere in più, che è quello di aver capito forse finalmente che la vita non è fatta solo di corse, di stress, di lavoro e di tutto, ma forse anche di relazione. Secondo te cambia in meglio oppure ritorniamo tutto come era prima? Ma allora, chiaramente qua poi in questi giorni si sono spesi tutti i sapienti, tutti i pensatori, gli intellettuali, eccetera, dando una loro visione anche molto personale di questa cosa. Io credo che dobbiamo partire da un presupposto. Consideriamo questo periodo come l'infortunio per un atleta, ok? Quindi è un periodo in cui noi, gioco forza, siamo costretti a lavorare su cose che solitamente non consideriamo, ok? Quindi banalmente in un periodo in cui siamo completamente distaccati dalla nevrosi della vita quotidiana, le nostre abitudini, eccetera, probabilmente abbiamo l'opportunità di ragionare un po' di più su noi stessi, ragionare su cose banali, sulle cose di cui c'è bisogno veramente, su quali sono le cose, le persone importanti alle quali tengo e che probabilmente ho trascurato nel momento in cui sono preso dalla frenesia delle cose quotidiane. Allora, l'opportunità della pandemia diventa, ne ho parlato anche in altre situazioni e in altri dialoghi come questo, ho introdotto proprio il concetto di propriocezione interna, che va stimolata proprio nei momenti in cui tutto quello che è esterno è castrato dalla limitazione delle libertà. Voi sapete bene che il concetto di propriocezione, per esempio per un atleta, è abbastanza importante, no? Quindi riuscire a lavorare bene sugli appoggi, sulle posture, sulle sensazioni anche fisiche e corporali, è un aspetto abbastanza importante sui quali si può lavorare. Diciamo che quando si dice che un giocatore di pallacanestro ha buoni piedi è perché probabilmente ha lavorato, soprattutto in fase di formazione, per stimolare gli appoggi e quegli aspetti che poi lo porteranno a essere più reattivo e un atleta più efficace anche con la palla.
In questi momenti qua noi dobbiamo ragionare sul concetto di propriocezione interna, banalmente riflettere su alcuni aspetti, okay, su alcune sensazioni che la frenesia della vita quotidiana assolutamente non ci permette di fare. In questi momenti la lettura, la riflessione, qualcuno ha cominciato a fare discipline, io lo dico spesso soprattutto agli atleti che ho incontrato spesso negli ultimi giorni, se non potete sublimare all'esterno le energie che solitamente sublimate facendo 4 allenamenti alla settimana più la partita e siete chiusi in un appartamento da 80 metri quadrati, si può fare un lavoro enorme dal punto di vista funzionale, dal punto di vista del proprio posturale, quindi tutti i lavori di respirazione, di pilates, di yoga, eccetera, tu Sergio queste cose insomma le conosci, eccetera, è tutto un lavoro che quando c'è la palla o quando c'è la partita da giocare difficilmente si riesce a fare. In questo momento dove siamo rinchiusi in casa e sicuramente non possiamo correre avanti e indietro un canestro all'altro, lavorare su la propria oggettività interna, quindi imparare a respirare in un certo modo, imparare anche a crearci e ad autogenerare dentro di noi benessere, banalmente per rilassare i muscoli, rilassare la nostra parete addominale, sapere cos'è il diaframma, dove va, okay, come funziona quando ci viene l'ansia anche prima della partita. Diciamo che questo periodo di tempo è sicuramente una buona occasione per lavorare, come vi dicevo prima, su potenziali residui che solitamente non abbiamo e non consideriamo. A quel punto, al netto di quello che succederà dopo, noi torneremo alla vita normale migliori perché abbiamo acquisito consapevolezze nuove e diverse rispetto a quelle che avevamo prima. Ripeto, è un'occasione. Chi nella vita, adesso io non voglio dare i soliti esempi, Andrea Bocelli piuttosto che Zanardi, eccetera, però anche nelle biografie di queste persone che sono caratterizzate da dei grandi shock, come possono essere quelli che abbiamo vissuto noi questi giorni, okay? C'è proprio un passaggio fondamentale, okay? Di loro che dicono, bene, Dio, la sfortuna, qualcosa mi ha levato la possibilità di fare delle cose. Su che cosa è che posso lavorare? Su quali sono gli aspetti sui quali, visto l'handicap che ho ricevuto, posso lavorare? E lì viene fuori quella parola che insomma, inizialmente era solo relegata un po' alla psicologia oncologica e invece adesso viene usata in tante situazioni della vita, è il concetto di resilienza. Cioè quindi quella nostra attitudine proprio naturale a reagire alle situazioni di diciamo sfortuna o di handicap che ci possono capitare. Quindi il concetto di resilienza è un qualcosa che dobbiamo considerare non solo chiaramente in ambito oncologico, ma eventualmente anche in situazioni di deprivazione, in questo caso della nostra libertà di movimento, che però ci possono far fare un percorso interno di propriocezione interna che può diventare veramente importante e funzionale e che ci farà uscire da questa pandemia più ricchi e magari più equilibrati dal punto di vista posturale, sto pensando a banali esercizi da fare in casa, o più consapevoli di percorsi psicologici, perché magari ho letto due romanzi che mi hanno aperto la testa rispetto a delle cose che prima non avevo considerato. Se invece rimaniamo ad ascoltare il rincoglionimento quotidiano che tutto il giornalismo mondiale, ma soprattutto italiano, ci sta propinando dalla mattina alla sera, sicuramente usciremo con un'occasione persa, tanta paura, poca curiosità, ok? E nevrosi allo stato puro. E poi le persone come me avranno un sacco da lavorare, proprio perché invece di inserire buone pratiche ci siamo incastrati in questo gioco molto suggestivo che ci fa sentire tutti protagonisti, ma in realtà è proprio dal punto di vista sociale, psicologico, una presa per i fondelli particolarmente significativa della quale probabilmente dovremmo renderci conto. Ok Jacopo, un'altra domanda che era quella un po' che ti avevo chiesto all'inizio, perché voglio capire più da te quali sono gli elementi che contraddistinguono il rapporto win-to-win. Sì, allora questa cosa qua ovviamente è molto americana, no? È molto, però diciamo che
è mutuata su quelli che sono gli aspetti del rinforzo positivo. Okay? Quindi nel momento in cui quello che faccio mi ritorna un rinforzo positivo, quindi la sensazione di parlare e vedere che sono capito e apprezzato, okay? E vedere che questa situazione, okay, produce beneficio a entrambe, non so, banalmente io rimango con la metafora della pallacanestro, nel rapporto tra un allenatore e un giocatore, okay, su un lavoro specifico di fondamentali o di miglioramento di alcuni aspetti tecnici, nel momento in cui ci si affida, okay, quindi l'allenatore riesce a parlare il linguaggio dell'atleta, l'atleta comprende, okay, e capisce che attraverso la trasmissione di alcuni consigli o di alcune pratiche migliora la sua performance sportiva, comincia a fare canestro molto di più. Questa cosa produce banalmente sensazioni positive, si sentono entrambi efficaci, okay? Quindi l'allenatore che propone il messaggio, il ricevitore del messaggio che lo riproduce e ha un feedback positivo, nell'ambito sportivo questa cosa avviene sempre, cioè quindi capire che correre in un certo modo sugli avampiedi, banalmente per un giocatore di pallacanestro, ti permette di avere più reattività negli spostamenti laterali e ti fa diventare un buon difensore, un buon attaccante, okay? Sono concetti che rinforzano e fanno vincere sia chi produce il messaggio, sia chi lo riceve. Questa cosa qui, soprattutto nei rapporti tra formatore e atleta, è molto importante, nel senso che se non riusciamo a creare questo tipo di rapporto e questo tipo di circolo virtuoso, si rischia molto spesso di dire: io ho conosciuto tantissimi allenatori assolutamente preparati, okay, quindi competenti, magari perché su YouTube studiavano a memoria quello che aveva detto Phil Jackson piuttosto che Pat Riley a mei tempi, eccetera, però si erano dimenticati completamente che la loro vittoria, cioè aver acquisito quelle informazioni, non poteva essere trasmessa se non mi calavo nel linguaggio e nella situazione di chi mi stava ad ascoltare. Quando tu inizialmente nel presentare la serata, cioè, o comunque la chiacchierata di questa sera, hai parlato proprio della difficoltà a volte di tarare i linguaggi rispetto a un confronto qualsiasi, perché questi sono pilastri della comunicazione, no? Si dice sempre che soprattutto chi dà un messaggio deve preoccuparsi di capire chi lo riceve, perché sennò che tu sia l'allenatore, che tu sia il dottore, puoi dire che godite robe, ma che godite, però non capisce niente, ok? Insegnante stesso, preparatissimo, eccetera, eccetera, ma gli alunni. Allora lì bisognerebbe avere l'umiltà, soprattutto chi produce il messaggio, ok? Di dire: è vero che so tutto, è vero che è tutto chiaro, comunque quello che voglio comunicare, ma c'è un problema fondamentale che devo parlare il linguaggio del mio interlocutore, capire, e questa è la caratteristica che si chiama assertività, no? La capacità di entrare in empatia e capire qual è l'emozione anche del mio interlocutore per riuscire ad avere una comunicazione efficace. Tante volte, rispetto anche a questo, e mi ripeto forse, invece questo tipo di passaggio non avviene. E c'è la buona volontà di tutti, ovviamente, nel senso che io mi sono preparato, so tutto, ho preparato l'allenamento, però devo anche capire se il gruppo di ragazzi che ho davanti questa sera, in questo momento, è in grado di recepire la cosa che io voglio trasmettere. Se non è in grado, devo avere la capacità di tarare il mio messaggio in modo che loro possano avere delle sensazioni positive e vincere, se vogliamo, perché i feedback sono buoni e io in quel momento avrò la sensazione di essere efficace. La carriera, la vita di un allenatore o di un insegnante o di un genitore è costellata di successi e di fallimenti quotidiani rispetto a questo passaggio di informazioni. Questo non significa che siamo sempre dei vincenti o sempre dei falliti. Significa che la domenica sera che abbiamo perso la partita sicuramente avremo delle sensazioni particolarmente negative, di poca efficacia, di frustrazione e di sensazione anche ho sbagliato tutto. Okay? Però uno sportivo vero,
solitamente supera questo tipo di passaggio, supera anche la cultura degli alibi, cioè quindi quella di incolpare gli altri, l'arbitro, l'avversario scorretto, l'allenatore che non capisce niente, la compagna di squadra che non mi ha passato la palla, eccetera, perché quella è proprio è la cultura degli alibi che esiste per lo sportivo, esiste per il cittadino scorreggione, lo chiamo io, nel senso che non, è abituato a lamentarsi, però poi spiega sempre bene come le cose non vanno. Però qualcosa di concreto magari fa fatica a proporre. Nel mondo dello sport, sugli spalti, tra genitori, tra dirigenti, ce ne sono tantissimi, negli articoli dei giornali, eccetera. Quindi la cultura degli alibi tenderebbe, rispetto alla difficoltà di produrre un risultato, tenderebbe a incolpare le cose. Lo sportivo vero sa che le sensazioni di quella sera, dove hai perso la partita e stai tornando a casa in pullman, passano e il giorno dopo ci si rimette in gioco, perché poi se non lavoriamo per spiegare perché abbiamo perso, ok? Ma lavoriamo per capire cosa possiamo fare per migliorare, la vittoria o la sconfitta rimangono più o meno sullo stesso piano. Nelson Mandela diceva, io non perdo mai, ok? Lui diceva, io o vinco o imparo. Imparo che cosa? Imparo come non si fa, ok? Allora, se noi riuscissimo ad avere questo tipo di atteggiamento, anche la sconfitta, che nella vita di uno sportivo, in un progetto sportivo, è all'ordine del giorno, diventa un passaggio quasi funzionale al miglioramento di un gruppo. E allora la vittoria è reciproca. Certo, non è automatico, come in tutti i processi seri e veri, non è veloce, non è facile, ok? Quindi sono già tre caratteristiche che vi ho detto importanti, però chi decide di fare le cose in un certo modo, soprattutto nel mondo dello sport, sa che i processi di miglioramento e di innalzamento della qualità del lavoro che facciamo sono processi lenti, però allo stesso tempo anche inesorabili, quindi si arriva poi a quello che è il nostro limite. L'importante è porsi anche i limiti giusti, però questo magari ne parleremo infatti, la prossima volta. Allora Jacopo, dai, che abbiamo ancora l'ultima domanda e poi lascio le domande a chi vuole, basta aprire il microfono, le può fare direttamente. C'è. Allora, hai parlato di aggettivi bellissimi, cioè belli in un'ottica descrittiva e forse difficili da fare propri, cioè da provare, ecco. Resilienza, assertività, empatia, eccetera, eccetera. Mi puoi dire, secondo te, se per noi può diventare questa una modalità di essere e se questa modalità di essere può diventare un'abitudine e se questa diventa un'abitudine, diventa uno chiamiamolo schema motorio acquisito e quindi di conseguenza una nuova modalità di vita. Ripeto, l'ho detto prima, è un'occasione ghiotta per provare a prendere consapevolezza di cose diverse, di un qualcosa che ci è capitato e che se sappiamo sfruttare, ok, come opportunità per capirci, per trovare nuove risorse dentro di noi, andare anche, se vogliamo, un po' all'essenziale delle cose della vita, sicuramente questo concetto di resilienza, okay, può diventare un qualcosa di importante. Mi viene in mente una cosa. Nella vita di tutti i giorni, dove siamo tendenzialmente costretti a essere sempre molto performanti, eccetera, il concetto di resilienza, appunto, se ne parla solo in psicologia oncologica, malattie terminali, eccetera. Quindi quella capacità dell'essere umano, in qualche maniera, anche di fronte a grandi difficoltà, di reagire con qualcosa che c'è dentro, ok? Banalmente, nella vita di tutti i giorni, quando noi stiamo male, ci sono, adesso non voglio andare qua, so che c'è anche qualcuno che lavora col farmaco, tra gli uditori di questa serata, però tendenzialmente, più che lavorare sull'ascoltare le nostre sensazioni, il nostro corpo, anche quando stiamo male, noi tendiamo a uccidere la cosa che ci fa star male, ok? Stordendola, se vogliamo un pochettino, se vogliamo usiamo rispetto a sintomi come la malinconia, adesso entro un po' anche in ambito psicologico, eccetera, o l'ansia, che caratterizzano un po' la vita di tutti i giorni, noi invece di ascoltarla e quindi
stimolare quell'aspetto resiliente che è dentro di noi, che cos'è che facciamo? Prendiamo l'ansiolitico magari o l'antidepressivo in maniera assolutamente artificiale, ok? Ci risolve il problema. Che cos'è che facciamo? Ci doppiamo, ok? E qui stiamo ragionando anche in un ambito sportivo e sappiamo che è molto facile nella vita di tutti i giorni dopare tutto quanto. Se io mando a scuola mio figlio e invece di fargli fare i compiti da solo o comunque con un piccolo aiuto glieli faccio io, la sua prestazione è sicuramente una buona prestazione, ma è dopata. È dopata. Se io soffro di insonnia, ok, e invece di ascoltare le esigenze che il mio corpo, so, banalmente dormire in maniera diversa, eccetera, prendo un ipoinducente o un sonnifero, io ottengo il risultato, ok, quello di stare meglio, ma perdo l'occasione di ascoltare un segnale che il mio corpo mi sta dando che potrebbe farmi fare un salto di qualità nella mia vita, ok? E tutte le prestazioni, tutte quante, sono dopate. Quindi, dalla prestazione scolastica a quella sportiva, eccetera, perdo l'opportunità di stimolare la resilienza che è fisiologica dentro di noi, quindi la capacità di reagire cognitivamente, emotivamente, fisicamente alle nostre cose, e in qualche maniera supero la difficoltà in modo artificiale. Questa cosa qui, cioè questo periodo qua, ci deve far pensare anche a questo, perché poi nel momento in cui vogliamo lavorare sulla resilienza, se io mi dopo in qualche maniera non ho bisogno di nessuno, perché so come fare e attraverso una prestazione dopata ottengo il risultato. Quindi dell'empatia, dell'assertività e di tutti quegli altri elementi di cui Sergio hai parlato e che abbiamo inserito qua nella nostra discussione, non ne ho assolutamente bisogno, perché in maniera artificiale e dopata arrivo alla soluzione. Il bambino in difficoltà, se impara a chiedere aiuto alla maestra, ok, e quindi si mette in relazione con lei, sviluppa, anche se molto piccolo, l'assertività e la capacità di mettersi in risonanza empatica con l'insegnante, ok, sicuramente va a stimolare aspetti fondamentali per la sua crescita. Se la giocatrice è incazzata con l'allenatore, ok, sceglie un momento diverso che non sia il vaffanculo a metà campo mentre ci stiamo allenando, ma un momento in cui l'allenatore è in grado di ascoltarla, la giocatrice si mette tranquilla e riesce a fare un discorso intelligente, empatico e assertivo, probabilmente in una situazione di grande difficoltà e di rottura comunicativa e di relazione, da quella rottura, ok, si riesce a costruire, adesso è un'immagine che viene utilizzata, ho visto anche nelle pubblicità in televisione, si fa quel processo che gli orientali fanno nel ricucire un po' i vasi rotti con delle filigrane d'oro, e quindi mettere assieme i cocci rotti di una relazione con l'allenatore, di una relazione con il genitore, con l'insegnante o banalmente anche tra colleghi di lavoro, ok, si rinsaldano con qualcosa che poi alla fine diventa ancora più bello di quello che era prima della rottura. Questo tipo di rottura che in questi due mesi abbiamo in qualche maniera dovuto subire dovrebbe portarci, nei limiti insomma di quelle che sono le nostre esperienze personali, dovrebbe portarci proprio a rinsaldare i cocci di questo periodo di crisi con delle capacità legate all'empatia, all'ascolto, all'assertività e alla capacità soprattutto di capire quali sono gli aspetti resilienti della nostra coscienza, del nostro carattere, della nostra personalità, che in altri momenti, presi dalla frenesia delle cose quotidiane, probabilmente non avremmo avuto l'occasione di poter cogliere. Quindi queste sono le cose che... Ottimo, Jacopo, dai, ti ringrazio come sempre. Sei chiaro con un linguaggio. Non so come siamo presi coi tempi. No, siamo giusti, siamo perfetti. Guarda, tengo io il tempo qua. Allora, adesso lascerei la parola a chi vuole far domande. Nel frattempo, ho visto che sono arrivate un po' di domande qui nei messaggi privati. Aprite tranquillamente il microfono e fate pure la domanda. C'è nessuno, Antonio?
Jacopo? Dai, vai. Okay, ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, volevo farti questa domanda io. Possiamo, diciamo, declinarla su un team, possiamo declinarla su una famiglia, possiamo declinarla su un ambiente di lavoro e quant'altro, no? Tu hai parlato all'inizio di ruoli, di competenze e di obiettivi, no? E in qualche maniera la motivazione è proprio in qualche maniera raggiungere gli obiettivi, no? Ti dà questo, sì, tipo di carica per l'obiettivo. Ecco, la cosa che volevo domandarti è questa io. Come viene gestito un obiettivo? Ovvero sia, alzando subito l'asticella, gestendolo a step, facendo delle verifiche step by step? Ti ringrazio. Ok, ottimo. Allora, anche qui, appunto, un altro dei mantra che io, anche nelle conferenze che faccio, soprattutto in ambito sportivo, eccetera, porto sempre l'esempio, e i miei presidenti, i miei direttori sportivi, quando ho fatto l'allenatore, questa cosa qua la sapevano molto bene. Era una proprio delle mie ossessioni. Io ho sempre detto che, mi sono sempre detto che, ad esempio, i progetti sportivi, i campionati, eccetera, vanno gestiti a voce ferme ad agosto. Nel senso che, penso a un presidente che ho avuto a San Martino dei Luppari, che diceva sempre: Jacopo è la persona più buona del mondo, più accomodante, mediatore, eccetera, però d'estate se n'è iena. Ok? Perché? Perché è proprio nella fase precedente, quando si definiscono gli obiettivi, ok, si fa una valutazione a bocce ferme, che non può essere fatta durante il campionato, banalmente, perché lì c'è la partita, c'è la sconfitta, c'è il genitore che si arrabbia, ci sono le contaminazioni. Bisogna appunto avere la capacità di prevenire tutte le variabili impazzite che poi un progetto sportivo inserisce, giocare un po' d'anticipo, ok, e darsi intanto uno studio approfondito, prima di tutto, dello staff che deve gestire gli obiettivi. Cioè, quindi capire in cabina di regia, io credo che le responsabilità siano sempre verticistiche, quindi ci siano, non so, una, due, tre, quattro persone, quali sono i miei collaboratori? Io comincio da subito a confrontarmi con loro su gli interlocutori che avrò, che gruppo di genitori ho, che gruppo sportivo ho, a che punto siamo, cos'è, una serie A2 o è una squadra under 16, studiano tutte, chi lavora, chi non lavora, eccetera. Quindi prima bisogna studiare proprio l'ambiente, le aspettative, le possibilità, fare quello che i psicologi chiamano esame di realtà. Quindi prima un esame di realtà, capire qual è la squadra, okay, chi sono i protagonisti, quindi il mio assistente allenatore, banalmente, il mio direttore sportivo, il mio presidente, lo sponsor, eccetera. E poi, sulla base di questo lavoro preventivo, okay, capire qual è il gruppo, ad esempio, se ho un consorzio di sponsor, devo organizzarmi rispetto alle attività da fare durante l'anno con loro. Se ho una squadra, mi devo organizzare rispetto agli obiettivi che solitamente, per quanto riguarda lo sport, sono già determinati, perché c'è il calendario. Quindi io, sulla base di l'appuntamento, la Coppa Italia, piuttosto che il torneo di Natale per il settore giovanile, io posso crearmi step by step, okay, un'idea di progressione di lavoro. Attenzione, la differenza tra gruppo e squadra qual è? Che nel determinare gli obiettivi, okay, gli obiettivi non cambiano sulla base dei risultati. Okay. Tante volte nei gruppi sportivi, la tua domanda è pertinente da questo punto di vista, nei gruppi sportivi succede che sulla base di un insuccesso o di una variabile impazzita, l'infortunio della straniera, piuttosto che la defezione di due giocatrici forti perché avevano problemi di studio e non sono più venuti in palestra, okay, lì viene stravolto un po' tutto. Allora, se un progetto è serio, deve considerare anche questo tipo di variabile e avere una minima elasticità, okay? Una minima elasticità, perché essere troppo rigidi, io mi vengono in mente le stagioni sportive dove l'allenatore era partito così rigido e così orientato sui suoi obiettivi, salvo poi trovarsi i primi di gennaio con tre giocatrici in palestra e la squadra smembrata. Capisci bene? Che a quel punto probabilmente bisogna avere anche la capacità step by step di capire cosa sta succedendo
e l'aspetto resiliente di cui si parlava prima, cioè quindi dalla difficoltà cercare di trovare quelle risorse per non disperdere tutto e rendermi conto che la situazione sta degenerando, okay? Però lo studio preventivo e soprattutto i protagonisti e i ruoli della gestione di un progetto a breve o a lungo termine che si sta facendo, credo che sia l'aspetto fondamentale, anche perché se la stella cometa o l'obiettivo è chiaro e condiviso dai genitori, dai tifosi, dalle atlete, l'ho studiato talmente tanto e sono stato così convincente, okay, che è stato condiviso da tutti. Allora, anche rispetto alla difficoltà in corso d'opera, avrò la possibilità di dire: signori, vi ricordate che siamo partiti da questo, questo e questo. E quindi, al di là della bufera, al di là che abbiamo rotto il timone, eccetera, il nostro obiettivo rimane quello. Se invece, io dico sempre, la metafora che è un po' calcistica, anche se a me non piace tanto il calcio, è che quando le cose vanno male il difensore va in attacco, il centrocampista va in porta e tutti fanno tutto. Questo è la classica situazione dove poi si perdono di vista, quindi la minima programmazione, gli obiettivi step by step, eccetera. Invece un lavoro serio deve essere fatto preventivamente, individuando bene quali sono i protagonisti di questo tipo di processo, darsi degli obiettivi a medio e a lungo termine, nel senso che, chiaramente, banalmente parlando di pallacanestro, noi abbiamo degli obiettivi tecnici, degli obiettivi di crescita fisica, anche psicofisica, se vogliamo lavorare anche su aspetti un po' psicologici, eccetera, e poi però c'è un campionato che comunque ogni 7 giorni ci dà la gara e il feedback di quello che stiamo facendo. Poi adesso non vorrei inserire, perché poi le grandi diatribe anche a livello formativo, l'altro giorno parlavo con la Federazione dei Ciclisti, se tu alleni in un certo modo un ragazzino giovane e anche un giocatore di pallacanestro e lo fai allenare a 15 anni tantissimo, sicuramente vince le gare, però poi a 16 anni, 17, 18 smette di giocare a pallacanestro o smette di correre in bicicletta, proprio perché hai programmato degli obiettivi sulla base di una vittoria veloce, ok, che ti dà un feedback immediato, però probabilmente sul processo a lungo termine non hai fatto un lavoro adeguato per garantire alla società la garanzia che poi i giocatori rimangano e al benessere, al piacere dell'atleta di riuscire a crescere per gradi e non per accelerazioni dovute ad altre cose. Quindi al lavoro preventivo, la squadra che abbia dei compiti precisi e un'idea di progressione step by step, okay, che sia condivisa dall'inizio e che abbia sempre una cabina di regia che in qualche maniera fa il briefing al lunedì sera per vedere a che punto siamo, cosa c'è da tarare, ma non stravolgere sicuramente ad ogni sconfitta o comunque ad ogni problema che sopraggiunge. Mi viene in mente il classico esonero, okay? Cioè la classica stagione organizzata male, fatta così, prendiamo le giocatrici a caso, non consideriamo le caratteristiche emotive, tecniche e fisiche del gruppo che stiamo mettendo in piedi, l'allenatore si fa un po' prendere l'entusiasmo, non mangia il panettone. Ok, e questo che cos'è? È proprio aver fatto le cose senza un'idea di squadra, ma assemblando un gruppo di persone che magari sugli articoli dei giornali all'inizio stagione fa anche bella figura, però poi alla prova del campo, perché poi la cosa terribile dello sport è anche quella che è impietoso, quando lavori male o a cazzo ti conferma molto rapidamente ogni domenica e c'è qualcosa che non va. Ripeto, poi esiste la cultura degli alibi, come abbiamo detto, e quindi c'è sempre colpa di questo, di che altro è stato, ma non è questo il modo di programmare e di organizzare un lavoro, un processo di crescita. Ok, ti ringrazio. Grazie. Ok, io ho un'altra domanda che qua mi dicono che di farla io perché non vogliono.
Ne ero parlato, però Jacopo, qui vedi te perché ho secondo me un altro motivo di incontro. Mi hanno parlato dei problemi di genitorialità con figli che vogliono fare una cosa piuttosto che un'altra, e qui diventa però, credo, un'altra discussione di un'altra mezz'ora Sì, minimo. allora, però pillolina proprio, Dai, pillola infatti. di pseudo benessere, eccetera. Allora, i genitori sono parte integrante, okay, della crescita di un atleta. Okay? Quindi siamo tutti d'accordo, la frase in Veneto che gira per i campi, eccetera, eccetera, il miglior atleta da allenarsi è orfano. Benissimo, benissimo. Siamo d'accordo, è una frase che fa molto effetto, è suggestiva, eccetera, eccetera. Però è anche vero che i genitori hanno il diritto e il dovere di essere protagonisti delle scelte e del percorso formativo dei loro figli. È anche vero, questo io lo dico sempre, Sergio, questo discorso qua me l'hai già sentito fare 200 volte, okay, che un genitore emotivamente intelligente sa che a un certo punto dovrà scegliere per il figlio delle agenzie formative. Alcune sono obbligatorie. Quindi la scuola dell'obbligo, okay, obbliga le famiglie a scegliere e a affiancare le agenzie formative. L'agenzia formativa è la scuola, l'agenzia formativa sono la dottrina, eccetera, eccetera, e in queste cose qua c'è anche lo sport. Ritornando anche alla domanda precedente, un altro degli aspetti cruciali, bisogna che spegnete il microfono, se no è un casino. Ecco, vedo un bambino bellissimo. Allora, una delle cose fondamentali nella gestione di un'agenzia formativa, e diciamo che una società sportiva, un settore giovanile, eccetera, è un'agenzia formativa, bisogna che faccia capire molto chiaramente ai genitori, a bocce ferme, quindi prima che si comincino gli allenamenti, quali sono le regole dentro le quali ci si muove negli spazi della palestra Stefani piuttosto che della Ghirard, eccetera, e che queste regole siano condivise prima, cioè che siano condivise prima di cominciare. La stessa cosa, il direttore sportivo, il responsabile della squadra, l'allenatore, il vice allenatore faranno con gli atleti a tutte le età, cioè quindi dall'atleta professionista che viene dall'Ucraina a giocare a Venezia, okay, e a prendere 2000 euro al mese, fino ai ragazzini di seconda media, seconda elementare, che vengono in palestra e devono avere la sensazione che l'agenzia formativa che hanno scelto ha delle regole e che queste regole sono condivise. Se noi riusciamo a fare un lavoro preventivo e quindi dare obiettivi, ruoli, cioè quindi non ti escludo, ok? Ti includo nel processo come genitore. Però devi capire che qui ci sono delle regole e tu hai la libertà, tra l'altro, di scegliere che non ti vanno bene, ok? Perché questo diventa un'opportunità di crescita sia per tua figlia, tuo figlio, eccetera, che partecipa a un progetto, ma anche per te, che se hai una ragazzina brava, la porti in palestra tutte le sere dalle 5 alle 7, fai 200 km con la macchina per portarlo alle partite, quindi diventa una cosa importante. Ma il progetto, okay, deve essere chiaro, condiviso, okay, e dobbiamo considerare che i genitori possono anche essere una risorsa se hanno cultura sportiva e se non hanno cultura sportiva, in fase preventiva li dobbiamo coinvolgere per fare in modo che tutto sia chiaro. Allora, anche durante l'anno, nei momenti di difficoltà, eccetera, ci sarà la possibilità di dire: guardate, ragazzi, che qui ci siamo organizzati, che si parla sottovoce, ci siamo organizzati, che si fanno le cose così. L'abbiamo condiviso all'inizio, non è un vezzo nostro, non è una cosa così, lo vogliamo fare perché riteniamo che questo sia utile per la crescita nostra, di gruppo formativo, di società, ma anche vostra, di persone che vengono a condividere questa cosa. È molto difficile essere autorevoli ed esercitare autorevolezza rispetto a questa cosa, soprattutto, e voi lo sapete meglio di me, come genitori che non hanno cultura sportiva e quindi dispongono delle agenzie formative, quindi vanno a spiegare
alla maestra o all'insegnante come si fa. Vengono a spiegare al dirigente, all'allenatore, come si allena. E questa cosa qua è una cosa che dobbiamo riuscire a verificare, agendo preventivamente. Ok, Jacopo, ti faccio fare una domanda da Lele, che lo vedo che sta fremendo. Lele, ci sei? Mi senti? Eccolo là, dai. Ok, ciao ragazzi, allora ciao, ciao Jacopo e mitico, ciao Sergio. Io volevo, so che è un discorso molto lungo, però se già ci dai solo degli input, io vorrei circoscrivere il discorso alla fascia scolastica, diciamo così, a ragazzi 14-18, no? Io volevo capire come li trovi, come li stai trovando. Io magari non li alleni direttamente, però ovviamente li vedi, no? E interagisci con loro. Io ho qualche anno più di te tra scuola e basket, sai bene, no? Ecco, io, ecco, come li possiamo aiutare? Io li vedo su alcune cose in grandissima difficoltà, ecco, al di là dell'aspetto fisico, d'accordo, no? Anche dal punto di vista psicologico mi sembrano molto, molto fragili. Certo. Allora, e qui torniamo al discorso che si faceva prima. La situazione per noi che siamo abituati a gestirli in palestra, scuola, eccetera, è ovviamente di difficoltà. La fascia, Lele, di cui parlavi tu, è particolarmente critica, a prescindere, nel senso che nel ciclo della vita, 13, 14, 15 anni, c'è proprio la rivoluzione. È una rivoluzione dal punto di vista fisico, dal punto di vista ormonale, dal punto di vista psicologico. È evidente che anche la gestione dell'autorevolezza, okay, che obiettivamente io ho 50 anni, più Lele, abbiamo fatto i corsi a Bormio assieme, eccetera, è cambiata. Da quel tempo, quando siamo andati a Bormio nel 90 e passa a fare i corsi, sono cambiate le cose. Io non sto neanche lì a dire se il meglio o il peggio, okay? Però sicuramente c'è un contesto, un ambiente, una situazione completamente diversa, dove i ruoli che devono esercitare autorevolezza, quindi il padre, partiamo proprio dal nucleo base, il padre, l'insegnante, l'allenatore, che diciamo che in qualche maniera ha un vantaggio, nel senso che di solito il ragazzo viene in palestra per passione, ok? Quindi ha la passione per la pallacanestro e quindi hai magari una chiave in più rispetto a quello che gli insegna la matematica, ok? Però anche lì poi, come in tutti i processi, noi proponiamo qualcosa che è non immediato, non è immediato, non è facile, ok? E implica fiducia, ok? Allora, la rapidità della comunicazione alla quale i nostri ragazzi di 14-15 anni sono abituati, noi non la possiamo riprodurre in palestra. Quindi il messaggino, la rapidità con la quale loro, i codici comunicativi che caratterizzano la loro vita in toto, noi degli anni 60 ci siamo rincoglioliti dopo con la tecnologia, loro invece hanno visto solo quella. Quindi noi qualche rimasuglio di processo, di ascolto, di pazienza, di faccio una cosa anche se non ho capito perché, ma in fiducia concedo alla squadra, al gruppo, all'obiettivo, di fare una cosa che in questo momento non mi convince. Ecco, con questi ragazzi qua è molto, molto difficile, okay, ragionare in termini proprio di fatica e di tempi di realizzazione. Allora lì dobbiamo, come educatori e come persone che in qualche maniera poi ti conosco da una vita, hai una passione sfrenata per tutte le cose che fai, e tante volte scontrarsi con la non comprensione, cioè con l'energia diversa che tu porti in palestra, dalla tua esperienza, dalle tue cose, e loro in qualche maniera non solo non apprezzano, ma non sono in grado di entrare nella giusta risonanza. Io credo che la sfida vera sarebbe proprio quella di creare gruppi in qualche maniera anche molto giovani che creino un sistema. Allora poi, quando tu inserisci anche l'adolescente deviante, che più delle volte è anche più bravo, perché capita spesso anche quello, che è deviante, è indisciplinato, però è quello che ha talento.
Quindi Dio dà e Dio toglie. E lì cosa fai? Se tu hai un contenitore, ok, di persone anche meno talentuose, però disciplinate, che in qualche maniera lo possono coinvolgere, dargli importanza, riesci a smussare gli aspetti, io li chiamo centrifughi, cioè portano energie fuori dall'obiettivo della squadra. È un lavoro di cesello, ok, che deve essere fatto proprio con pazienza, sai che comunque tutto porta da un'altra parte, quasi tutto a 14, 15, 16 anni porta da un'altra parte. Quindi se ci sono ovunque percorsi più facili, tu gli stai proponendo una pianura con un leggero falso piano, lo sto dicendo il professionismo e quindi la salita, pianura leggero falso piano, e loro hanno discese ovunque. E quindi in qualche maniera tendono anche a non avere rispetto per questa cosa qua. Attenzione, non dobbiamo cadere miseramente in quello di cui parlavo prima, la cultura degli alibi. Rischiamo che noi formatori, anche noi allenatori, anche noi insegnanti, anche noi genitori, a spiegare sempre che le nuove generazioni non sono più quelle di una volta e ci arrovelliamo attorno a questo problema. Quando forse dobbiamo considerare che c'è questa cosa e trovare con quelle che sono le nostre caratteristiche una chiave, okay, che è sempre diversa, perché ogni gruppo sportivo ti pone delle variabili diverse e quindi ti costringe a crescere. Io lo dico sempre, una cosa pazzesca, fino a qualche anno fa, anche come genitori, non eravamo noi che dovevamo crescere, crescevano i figli, okay, e noi in qualche maniera così. Adesso i figli ci costringono a crescere come genitori, dobbiamo rivedere quotidianamente codici di comunicazione, di ascolto, di tolleranza di alcune cose che funzionano e non funzionano, in qualche maniera tollerare questa cosa. Anche come formatori e anche come allenatori dobbiamo evitare di fare delle considerazioni su quello che non funziona, perché ce n'è finché si vuole, ma provare a vedere se la passione per la pallacanestro, ad esempio, è un riduttore di complessità. E partendo da quella cosa lì, trovare anche con metodologie di allenamento diverse, con modalità di metterli in competizione l'uno con l'altro, ok? E soprattutto in questo caso con l'uso dei rinforzi positivi e negativi, cioè come dirgli bravo o come cazziarlo, lì è uno studio, è un lavoro di cestello che siamo costretti a fare. E non dobbiamo prenderlo con paura, ok? Perché spesso i tecnici, io li vedo, tante volte mi confronto, affrontano questa cosa con la paura che obiettivamente questi ragazzi, con la loro apatia, con la loro insubordinazione, con le loro cose, ti propongono. Invece dovremmo provare a dire, ok, vediamo come viene meglio fuori. Quindi sostituire la paura alla curiosità, perché se questi bamboccioni fondamentalmente, con tutto il bene che gli vogliamo, assolutamente poco equipaggiati, assolutamente maldestri anche nella gestione delle cose, però arrivano e vedono un interlocutore imbarazzato / impaurito, questi non hanno capito un cazzo della vita, però sanno bene come entrare nelle, diciamo, nelle maglie delle nostre debolezze. Invece dobbiamo, da quel punto di vista là, equipaggiarci e in qualche maniera riuscire a farli superare la cosa, sapendo che non so, il film di pallacanestro che abbiamo visto noi con l'allenatore Jack, non Jack Nicholson, come si chiamava, vabbè, insomma, quelle cose lì da film americano in questo momento qua sono poco riproducibili, sono poco riproducibili. Adesso proprio bisogna lavorare anche su obiettivi tecnici, obiettivi fisici, perché comunque sentirsi forte e grosso è sempre molto motivante anche per gli adolescenti di oggi. Quindi la sensazione di funzionare, di essere forte, è un grimaldello che possiamo utilizzare soprattutto a 14-15 anni. Signore, fatemi verso i pettorali grandi, che questa cosa sia anche funzionale a gestire un contatto in difesa e in attacco. Ecco, questa cosa qua funziona. E poi cercare di
dargli anche delle suggestioni, delle motivazioni nuove, sapendo che questi qua, molto probabilmente, tanto più gli stai vicino, quindi l'allenatore, il genitore, loro matureranno e tu sarai l'ultimo a saperlo. Cioè, nel senso che tutti gli altri protagonisti della loro vita usufruiranno della maturazione e tu che gli stai più vicino...